Ferri, al conduttore Ferri, abbiamo discusso varie volte. Io sono da vedere un po' come sono nati tutti i registri tumori e se poi consolidato un'eccellenza, generalmente si va con quello che è più capace. Io non escludo, personalmente lo dico, l'ho detto in altre occasioni, io sono convinto che il Pascale conquisterà il ruolo di guida e di coordinamento. Permettetemi di dire, di fronte a legittime, assolutamente legittime, perché c'è il Pascale che è un'eccellenza, sull'oncologia, come sai, ci sono altre realtà, stamattina siamo andati all'ospedale dei Colli, abbiamo Evillino, ci sono tante realtà molto forti, non come il Pascale, non c'è dubbio, questo bisogna dirlo, anche perché il Pascale fa solo questo, quindi c'è proprio l'eccellenza, lo so, però c'è un'eccellenza, visto che si parte, io non ho escluso niente. Ho detto, e personalmente lo sa anche il direttore generale Pascale, che io penso che il Pascale debba avere questo coordinamento, però io ho detto fateci una proposta, vediamo cosa siete in grado di fare, e non c'è dubbio che questo avverrà, tra l'altro noi siamo, però mi fa piacere che si sta già discutendo nel merito, capito? Prima dice non c'era nulla, ma almeno stiamo discutendo chi lo fa. Posso aggiungere solo una cosa, c'è una battaglia politica, che il dottor Marfella diceva, io stamattina ho avuto modo di farlo anche in un'iniziativa all'ospedale dei Colli aprendo due reparti di oncologia, devo dire molto bene, bisogna andare a vedere perché abbiamo anche noi delle straordinarie eccellenze, queste due, come il Pascale. E devo dire proprio più efficace di me, io ho parlato, ho posto l'argomento e poi il cardinale l'ha presa in mano, il cardinale ha fatto ufficiato la messa stamattina, molto toccante, diciamo, perché era una malattia, e ha detto a un certo punto, quando ha sentito questo mio ragionamento sui che facevo il dottor Marfella, che oggi c'è in prima pagina sul Mattino, fatto da Marco Esposito, molto efficace, consiglio di leggerlo perché è veramente una cosa dura per noi. E che io vado da 2 anni combattendo, ma non potevo cambiare i parametri perché c'era la legge che lo impediva fino al 2014, quindi dal 2014 possiamo farlo, lo dico ai parlamentari, poi purtroppo è il Parlamento che decide, non posso decidere io come regione. E il cardinale ha detto immediatamente, allora facciamo a Muina, perché lui poi ha una efficacia di comunicazione, cioè ribelliamoci, facciamo a Muina e difendiamo la sanità campana. Il tema qual è? Lo dico in 2 minuti, in 1 minuto. Marfella l'ha detto prima bene. Noi paghiamo un prezzo, cioè noi prendiamo circa 70 euro pro capite in meno, cioè ogni cittadino campano prende 70 euro in meno dal sistema sanitario, dal fondo che ci viene trasferito. Significa 300 milioni di euro in meno. Sai 300 milioni quante cose possiamo fare su tutte le nostre emergenze? E li perdiamo già da anni questi 300. Il rischio che li perdete per gli altri 5 anni, perché per pagare il bilancio. Non si pagare il bilancio, perché? Perché applicano il criterio della pesatura per età, che vuol dire se sei più giovane paghi un prezzo. Non esiste al mondo un criterio che fa solo l'età, perché viene compensato dalle aspettative di vita, che è il più grande problema, cioè se in un territorio si vive meno bisogna finanziarlo di più, perché c'è un problema, e quello dovrebbe essere, diciamo, il criterio principe. Poi ci sono per sesso, si dice, e poi per fattori epidemiologici locali, cioè ci sono fenomeni specifici, vanno combattuti. Questi sono i quattro criteri base della comunità internazionali. Ma guardate la cosa in più, sono previsti in una legge dello Stato, una finanziaria del 1996 non abrogata, c'è un comma che dice che la pesatura per età va fatta su questi quattro criteri. Non sono stati mai obbligati questi quattro. Io quando sono arrivato nel 2010 con l'accordo 2008 mi avevano blindato per 5 anni col patto per la salute, quindi non potevi cambiare i parametri se non all'unanimità, si capisce bene che all'unanimità quelli che perdono i soldi, Veneto o altri, insomma non voglio fare regioni, qua però c'è una battaglia tra regioni, ma non avrebbero ceduto. Ma queste cose sono nella legge, lo dico ai parlamentari, ma è facile fare un emendamento in cui si dice se c'è una legge, perché una legge delega con un decreto legislativo fatto in quel periodo lì, decreto legislativo confermato da vari governi, quindi non ce la pigliamo solo con un governo, confermato da vari governi, decreto legislativo che con eccesso di delega tra l'altro fa un decreto legislativo che non è fonte primaria, quando la fonte primaria dice che devono essere 4 i parametri, e secondo noi quello che deve pesare di più è le aspettative di vita, no? Perché scusiamo, ma di che cosa parliamo? Non viene riconosciuta la regione Campania, se sei giovane va da male di più, il sud in genere, perché il sud è più giovane, la regione Campania essendo la regione più giovane d'Italia, perché poi perde anche la Puglia, la Sicilia eccetera, è quella che perde di più. Quindi io che cosa chiedo ai parlamentari, l'ho fatto in ogni appello e ne approfitto per dirlo oggi anche al Movimento 5 Stelle, che è fortemente rappresentato oggi in Parlamento, non lo era ieri, non glielo si poteva chiedere, e di fare una battaglia comune. Non a favore del sud, scusatemi, non è prendere un euro da quello che è ingiusto. Io una volta ho detto, ma allora facciamo un criterio, non vi piacciono questi quattro criteri?
Allora facciamo un criterio normale, matematico, sulla quota pro capite. Quanti abitanti, tanti abitanti devono avere lo stesso trattamento. Non vogliamo mettere i criteri? Facciamo quello, ma quello manco va bene perché noi recuperiamo una gran parte delle risorse, perché se andiamo sulle aspettative di vita noi recuperiamo più di tutti. Facciamo anche una via di mezzo. Niente, hanno mantenuto la linea rigida e oggi c'è ancora il decreto legislativo che dice solo la pesatura. Quindi c'è molto da fare in Parlamento. E quindi chiedo di fare questa battaglia tutti insieme, concordo, questa è una battaglia giusta, giusta che dobbiamo fare insieme. Forse noi stiamo pagando lo scotto. Voglio dire, insomma, a discapito della mia regione, di quello che è stato comunque la sanità, perché voglio dire la sanità nel sud sappiamo che quanto è costata negli anni passati, e quindi questo è proprio pagare uno scotto.